La difficoltà che incontriamo nella sequela di Gesù consiste nel fatto che Gesù non è uno che si sceglie una volta per sempre. Gesù, proprio perché va seguito, esige una presa di coscienza sempre nuova e sempre decisiva. In ogni momento della nostra vita non possiamo dare per scontato di essere alla sequela del Signore. Qualcuno a volte ragiona dicendo: ma è scontato credere? No, non è mai scontato credere, come non è scontato un rapporto di amicizia, un rapporto di amore, una relazione di lavoro, una condivisione, una collaborazione. Non sono cose che possono essere scontate. Se la scelta di giocare la nostra vita con Lui è sì l'opzione fondamentale della nostra vita, il rimanere con Lui, il camminare con Lui, il vivere con Lui richiede vigilanza e determinazione da parte nostra. È in gioco il nostro stesso battesimo. Ma ascoltiamo questa parola del Vangelo che ci riporta a un insegnamento proprio di Gesù. L'abbiamo già colto nelle scorse domeniche e Gesù ce lo ripropone, tentando, come sempre, di rieducare la fede, l'animo, la coscienza dei Suoi Apostoli. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono stato battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, come notate, ancora una volta Gesù intercetta la povertà di fede e di animo dei Suoi Apostoli, nonostante abbia più volte tentato di recuperarli a una logica di vita differente. È il segno evidente che, pur avendo risposto alla sua chiamata, non sono in sincera sintonia con lui. In queste domeniche Gesù ha sempre riservato ai suoi degli insegnamenti che intendevano ricondurre alla verità e alla bellezza del credere in lui, dello stare con lui. Gli apostoli invece sono preoccupati delle precedenze, attendevano di poter condividere il successo che Gesù aveva annunciato senza diventare prima partecipi di quella passione e di quella morte che pure aveva annunciato. Guardate che la vicenda raccontata oggi nel Vangelo segue immediatamente quello che è il terzo annuncio della passione, della morte e della risurrezione.
è singolare e contraddittorio vivere una sequela che non diviene condivisione della sua stessa missione, ma è vissuta con l'intento che il carro del vincitore possa riservare qualcosa di significativo per il proprio successo personale. Quanto decisamente i pontefici in questi anni hanno osservato che la Chiesa è indebolita da carrierismo, da affermazione personale e da ignorante superbia. Questi difetti possono appartenere a tutto il popolo dei battezzati e non unicamente a chi ha un compito di autorità nella Chiesa stessa. In prima battuta sembrerebbe che i due fratelli, i figli del tuono, come li definisce la Scrittura, abbiano compreso la logica della croce e Gesù glielo riconosce. Il calice che io bevo anche voi lo berrete e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Sembrerebbe che Gesù stesso favorisca questa loro presa di coscienza. Ma il Signore si sottrae a una logica di successo promozionale, come se la vita del credente consista nel conquistare qualcosa per se stesso, per la sua riuscita, per la sua soddisfazione. Gesù delude questa aspettativa, sedere alla destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per coloro per i quali è stato preparato. Vedete, il compimento della vita cristiana, il suo epilogo di successo, rimane un dono possibile, come un dono è la possibilità di condividere la stessa missione di Gesù. Neppure Gesù è preoccupato del successo finale della sua missione. Non è attento alla sua riuscita. Sa che quello che lo aspetta è dono del Padre. E quello che lo aspetta va accolto e vissuto secondo questa logica di dono. Comprendiamo allora il passaggio che catalizza la vita di Gesù e che dovrebbe ricentrare la nostra sequela a Lui. Il Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Le precedenze e tutto quello che comporta l'imporsi sugli altri inevitabilmente diventa motivo di scontro e di disaccordo. E l'Evangelista Marco lo registra con molta chiarezza. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, altro che figli del tuono. Purtroppo, nonostante tutti i discorsi e proclami intorno alla fraternità, alla comunione, alla sinodalità, ecco che prevale l'arrivismo, la delazione, i favori, le preferenze, le amicizie interessate, insieme a molto carrierismo. Ne esce, come vedete, inevitabilmente lacerato il tessuto ecclesiale, quella tunica di Gesù che sembrerebbe non essere più intatta. La prima lettura che ascolteremo in questa domenica si chiude con un'affermazione molto bella del profeta Isaia: il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Comprendiamo che il servizio posto in atto da Gesù non è quello che diventa prevaricazione o supremazia, ma passa attraverso il farsi carico degli altri, si addosserà le loro iniquità. Sta in questo la nostra reale e piena realizzazione quando, come Gesù, siamo salvezza per i fratelli. Allora la sua missione
continua e si compie. Allora è davvero missione che portiamo avanti, dove ci facciamo carico e portiamo il peso dei fratelli, anche dei loro errori, anche del loro smarrimento, insieme alle loro fatiche e ai loro disorientamenti. Oggi ancora la missione, quella di Gesù, ci interpella e noi diamo al Signore la nostra adesione, sapendo che siamo chiamati a servire come Lui ha servito, a farci carico delle molte iniquità. Una buona domenica a tutti voi, l'augurio di un cammino gioioso nel cuore del Signore. Thank you.